Durante il dibattito costituente fra 1946 e 1947 una questione sarà decisiva, cioè la questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Le forze politiche rappresentate nella Costituente, in teoria, non dovrebbero avere su questo una particolare esitazione, e sia i socialisti che i comunisti che le antiche forze repubblicane e liberali potrebbero avere buoni motivi per ritenere superabili e superato il concordato Gasparri-Mussolini del 29 che, come scrisse De Gasperi, aveva rappresentato il momento in cui il fango del cocchio dei vincitori schizzava sui vinti antifascisti. E al tempo stesso la Democrazia Cristiana aveva buone ragioni invece per fare in modo che la difesa di quello che era l'assetto stabilito dai patti evitasse quello che poteva essere una catastrofe per la democrazia italiana, cioè una nuova estraneità della Chiesa al punto fondante della nazione, non più nel suo aspetto territoriale come nel 1861-1870, ma nel suo aspetto democratico e sostanziale. In questa operazione un ruolo decisivo verrà giocato da Giuseppe Dossetti, canonista della Cattolica, ex capo partigiano, vice segretario della DC, a cui De Gasperi affida il lavoro alla Costituente. E Dossetti si batterà perché in Costituzione, addirittura nei principi fondamentali, vengono incorporate due cose. Venga incorporata un'affermazione ampia sulla libertà religiosa, molto più ampia di quello che il magistero cattolico vigente ammetteva, che sarà nell'articolo 8. E poi l'articolo 7, con il quale venga stabilito il principio della bilateralità delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa come istituzioni dotate ciascuna di una propria originarietà, che non derivano l'uno dall'altro la propria legittimazione. De Gasperi voleva che almeno in quell'articolo non si usasse l'espressione patti lateranensi, ma si usasse l'espressione con la minuscola patti vigendi. Invece Dossetti e Togliatti concorderanno su questa formula votata dai comunisti con l'opposizione dei socialisti e degli altri e che è entrata nella Costituzione, che come poi si è visto nel corso del tempo non ha rappresentato una costituzionalizzazione del concordato, tant'è che il concordato è stato riformato da Casaroli e Craxi negli anni Ottanta, ma rappresenterà al contrario un tentativo di sancire il diritto dovere di una componente importante della società italiana come la Chiesa a condividere e ad essere parte dei principi fondanti della democrazia. Forse anche quell'articolo così discutibile e così discusso a qualcosa di questo genere ha potuto servire.